Ma pietà! Ah, ah, ma state andando ad un funerale? Dovresti mostrare un po' più di gratitudine. Ti abbiamo cresciuto fin da piccola, dato addirittura da mangiare, la seconda camera da letto di Dudley, perfino per pura bontà del nostro cuore. Senti, Nino, vola basso. Ora stanno arrivando gli ospiti, vattene in camera tua e non uscire. Ma no, non starai dicendo sul serio? Certamente, non sto scherzando. Ah, io sì, pensa di punirmi mandandomi in camera. Ma è del mestiere questo? Feffa Potter, che grande onore per me. Ma what do you fai? Ma vedi di scendere dal mio letto prima di now? Mi chiamo Dobby, signora. Dobby l'elfo domestico. Senti, Gollum, Yoda, o come ti chiami, vedi di evaporare dal mio letto. Dobby comprende. È solo che... Dobby è venuto a dirle. È difficile, signora. Che cosa orribile ho da dire. Ma perché conosco solo casi umani? Dobby deve proteggere Feffa Potter. Avvertirla. Senti, Eti, telefona a casa e vattene a... Feffa Potter non deve tornare alla scuola di magia e stregoneria di Hogwarts quest'anno. Ah. Bella fra, così mi piaci, lo dico sempre anche io, Feffa Potter non deve tornare ad Hogwarts, è una scuola di sfigati. Cioè, capito? Non ci deve andare Hogwarts. Che? Feffa Potter non deve andare ad Hogwarts. C'è un complotto. Sì, un complotto. Dovranno accadere le cose più terribili. Ok, Adam Cadmon, sei fatta una certa, vedi di fare come Baglioni. Feffa Potter deve prima promettere che non... Ho capito. Dobby ha anche... Rotto le palle. Nascosto le lettere degli amici. Così Feffa Potter pensava di essere sola. Aspetta, hai nascosto le lettere che mi hanno mandato Ron ed Hermione? Ora non ricevendo risposta si saranno offesi e non mi parleranno più. Ma allora vedi che sei un grande, bella così, ti stimo. Ma stavo dormendo, ma... Ciao Feffa, forza, preparati, siamo venuti a salvarti. Avanti, sali. Ma sono le 4 di mattina, ma fatti una vita sociale. Ti portiamo a casa nostra. Puoi anche mangiare da noi se vuoi. Allora Ed Sheeran, partiamo o sei fan di Trenitalia? Non è granché, ma è casa. Fa schifo. Luridi scarti umani, dove siete stati? Oh, Feffa, che piacere vederti, tesoro. Vi farei amputare ambo gli arti inferiori e superiori. È ora di una dolce colazione, tesori. È arrivata la posta, c'è anche la tua, Feffa. Ma questo da dove è uscito? È silente, sono i libri da comprare quest'anno. Ma chi ti conosce? C'è solo un posto dove trovare tutto questo. Diago Nalley! Sì, ma prima mangiamo almeno, e che cazzo? Diago Nalley! Vai, Feffa, prima tu. Feffa non ha mai viaggiato con la polvere volante, mamma. È facile, dici il posto dove devi andare e getti a terra la polvere. Ma non possiamo andare in macchina come ogni cristiano? Grida Diago Nalley! Sì, ciccia, ho capito. Diagon Calli. Balli. Gialli. Ehi, coso, questa è Diagon Calli. Diago Nalley? No, hai sbagliato. E come si fa a viaggiare? Devi stare dentro il camino. Ah, e poi? E devi scandire bene le parole. E dopo? Senti, non sono un'agenzia viaggi. Feffa, cosa ci fai qui? Montagna di peli. Dovevo andare a Diagon Charlie, ma ho sbagliato. Non ti preoccupare, ti porto io. Bravo, renditi utile. E modestamente ho affrontato tante avventure. Tipo? Tipo avventure che mi hanno portato ad affrontare le più temibili creature mai viste. Per esempio? Feffa! Hagrid! Hermione! Ron! Hagrid! Feffa! Hermione! Sfigato? Sfigata? Sfigata? Sfigato più grande. Ah, è tornato Nino D'Angelo? Ti sei fatto lo shampoo con una lumaca? Signora Potter, Lucius Malfoy, finalmente ci conosciamo. Che culo. La tua cicatrice è leggenda, come d'altronde il mago che te l'ha procurata.
Senti, Lady Oscar, Voldemort era solo un assassino. Devi essere molto coraggiosa se pronunci il suo nome. O molto sciocca. La paura di un nome non fa altro che incrementare la paura della cosa stessa. Ma va a cagare, ma se manco tu lo pronunci, e poi che proverbio è? Non è un proverbio, è la vita, Feffa. Ora devo andare. Non prima di aver salutato anche questa piccola fanciulla con un colpetto sulla spalla. Oh, mi è caduto questo mazzo di chiavi. E ora devo prenderlo. Bene. Addio. Chissà quante belle e mirabolanti avventure ci capiteranno quest'anno. Vedrai, Feffa, sarà un anno fantastico. Il passaggio è chiuso, non possiamo passare. Dobbiamo prendere la macchina volante. Ecco qua, è la linea ferroviaria giusta. Vedrai, ora troveremo il treno. Ah, ce l'abbiamo fatta, finalmente siamo arrivati ad Hogwarts. Beh, ce la siamo scampata. Vedrai, il peggio è passato. Se il vostro destino dipendesse da me, vi avrei immediatamente espulsi per ciò che avete fatto. Tranquilla, Feffa, sicuramente... Ma porco il Voldemort, schifoso ladro, devi startene zitto. Madonna, mi fai salire le premaledizioni. Se dici ancora qualcosa, ti sparo una Avada Kedavra nelle narici. Tuttavia, come capo della casa Grifondoro, spetta alla professoressa McGranit stabilire il provvedimento appropriato. Lei ci espellerà, non è vero? Non oggi, signor Weasley. Altrimenti il film finirebbe ora. Però scriverò alle vostre famiglie ed entrambi riceverete un castigo. Vabbè, tanto la mia è morta. Feffa, 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 riesci a immaginare un modo migliore di scontare una punizione? Non scontarla. Aiutarmi a rispondere alle lettere degli ammiratori. Sei stata fortunata. Vieni, vieni da me. Cosa? Come? Quella voce. Voce? Sangue, sento odore di sangue. Io sento odore di merda. È la fogna, probabilmente. Uccidere. Ah, finalmente qualcosa di divertente. Chi uccidiamo? Non ho detto nulla del genere. Penso che tu sia un po'... spossata. Ti sguarderò. Ti ucciderò. Uccidere. Uccidere. Feffa, dove eri finita? Ho sentito una voce, l'avete sentita? Sentito cosa? Quella cos'è? La camera dei segreti è stata aperta. Nemici delle rete temete. È scritta con il sangue. Ma è terribile. Con il sangue, sì, è terribile. No, ha dimenticato l'accento sulla E. Aspetta. Professoressa? Sì, signorina Granger. Mi chiedevo se poteva parlarci della Camera dei Segreti. Oh, molto bene. La Camera dei Segreti, sì, è una camera che nasconde dei segreti. Voi tutti sapete che Hogwarts è stata fondata da Godric Grifondoro, Tosca Tasso Rosso e Salazar Serpe Verde. E poi c'è anche Crufo Nero che cambia nome in ogni edizione. Uno di questi era più severo sugli alunni che dovevano essere ammessi. Salazar Serpe Verde. Lui contattò un'impresa edile per costruire una camera dei segreti per sbarazzarsi degli alunni con entrambi i genitori babbani. Si dice sia la dimora di un mostro capace di sterminare ognuno di voi. Ma a parte questo, Hogwarts è un posto sicuro, cara. Se la Camera dei Segreti è stata aperta, vuol dire che l'erede di Serpe Verde è qui a Hogwarts. Sicuramente Malfoy saprà chi è. Possiamo fare in modo di chiederglielo. C'è un modo. Badate, non sarebbe facile. Senza pensare che infrangeremo un'infinità di regole. E sarebbe pericoloso. Molto pericoloso. Ah, ah, questa è fuori. Mi stai ascoltando? Aspetta, devo fare una cosa. Ah, ah, ah. Ci vuole la pozione polisucco. Assumeremo le sembianze di qualcun altro e cercheremo di scoprirne di più. A proposito, Feffa, tra poco c'è la partita di Quidditch contro i Serpe Verde. Buona fortuna, vedrai che andrà tutto bene. Dobby. Dobby l'aveva detto. Feffa Potter non deve tornare ad Hogwarts. Madonna, ma mi perseguiti? Ma cosa sei, l'agenzia delle entrate? Dobby pensava che se Feffa Potter si rompeva il braccio, lei tornava a casa. Sei stato tu. Ma brutto pezzo di Voldemort, non dovevi farlo. Ah, non posso. Ma ti stacco. Oh, mettetelo qui, è pietrificato.
Cosa può significare, Albus? Significa che gli studenti potrebbero essere in pericolo. Cosa devo dire ai professori? Per ora nulla, probabilmente è stato solo un caso. Sì, Hogwarts non è più un luogo sicuro. È come temevamo, Minerva. La Camera dei Segreti è stata realmente aperta. Cosa facciamo ora? C'è solo una cosa da fare. Aumentare i controlli all'interno del castello? No. Scovare la Camera dei Segreti con i nostri grandi poteri e distruggere tutto? No. Ci affideremo alla professoressa Sprite, visto che insegna erbologia e si occupa di erba, piante e natura. Ah, ho capito. Con la sua coltivazione di mandragole potrà creare la pozione per rivitalizzare tutti gli studenti pietrificati. No, ma potrà adornare i giardini di Hogwarts con le statue degli studenti. Devo dire che fa la sua porca figura. Già, soprattutto la fontanella. Sapete cosa ci starebbe? Una bella piscina. Adesso guardo uno di quegli indiani su YouTube che la costruisce con le mani. Oggi vi insegneremo a duellare. Avanti, due volontari, Potter e Malfoy. Ma dai, che palle, ma volontari assorreta. Paura, Potter. Cosa? Paura, Potter. Cosa? Paura, Potter! Ho capito, era per dire, ma va, questo ha il fisico di un sollevatore di Happy Meal che mi chiede se ho paura di lui. Ah, ah, ma va, Chapairat. Al mio via. Uno, due. Ma vada che dà. Ferma. Cruccio. No. Imperio. No, solo incantesimi per disarmare. Ma dai, ma che palle, non si può né sventrare né mutilare, ma che gusto c'è? Serpensortia! Senti? Lo dici a tua madre, vedi di... prima di subito. Sei una rettilofona. Tua madre è rettilofona. Sai parlare con i serpenti. Ah, e quindi? È male. Cioè io so parlare una lingua che non parla nessuno ed è male? Esatto. Ma va a cagare, ah ah, so qualcosa che tu non sai e ti brucia, o no, la povera Hermione non parla serpentese, ah ah, che tragedia. Tutti ora penseranno che sei l'erede di Serpeverde. Bene, così mi stanno lontani. La Camera dei Segreti è stata aperta. E chiudila. Comunque non otterrai vantaggio a saper parlare serpentese. Serpentese? 20 punti a Grifondoro! La pozione polisucco non è servita a nulla, Malfoy non sapeva niente. Ehi, ma ci deve essere una piccola perdita dal bagno. E chi poteva essere se non Mirtilla mai una gioia? Mi hanno tirato un libro addosso. Io ti avrei tirato direttamente la libreria. Che può farti se qualcuno ti lancia qualcosa addosso? Al massimo ti passa attraverso. Senti cosa, già che sei qui a parlare vuol dire che la vita ti è stata lieve, ma se fai di nuovo allagare il bagno ti resuscito per poi riucciderti. Ehi guarda, un diario, lo porterò con me perché la trama del film deve continuare. Tom, Marvolo, Riddle. Che nome di merda. Mi chiamo Feffa Potter. Tu sai qualcosa riguardo la verifica che ho domani? Ah, non me ne può fregare di meno. Senti, visto che fai apparire cose scritte, domani ti scrivo l'esercizio della verifica e tu me lo risolvi. Oh, ma che palle con sta camera! Riddle, vieni! Professor Silente. Non è saggio giravagare a quest'ora di notte, Tom. Volevo sapere se le voci fossero vere. È morta un'alunna. Purtroppo sì. È morta, schiattata. Passata a miglior vita, spatapum! Ciao ciao, sei morta, baby. Me ne dolgo. C'è qualcosa che desideri dirmi? No, signore. Hai l'abito sporco di sangue, un libro in tasca un po' strano e mi stai puntando un'arma addosso, Tom. Stavo facendo un trucco di magia. Oh, bene, puoi andare. Hagrid, sono costretto a consegnarti. Il tuo ragno ha ucciso la ragazza. Ma io non ho fatto nulla. E invece sì, Saraghi è espulso. Ma io non ho fatto nulla. E invece sì, Saraghi è espulso. Ma io non ho fatto nulla. Però il tuo ragno ha ucciso la ragazza. Ma allora fate espellere il ragno. Troppo tardi, ho notificato con una PEC il Ministero della Magia. Sarai espulso per questa cosa. È stato Hagrid ad aprire la Camera dei Segreti. Hagrid? Esatto. Ragazzi, ho due notizie cattive e una buona. Iniziamo dalle cattive.
Hermione è stata pietrificata. Cosa? E l'altra? Ginny, tua sorella, Ron, è stata portata dal mostro all'interno della Camera dei Segreti. Ginny? Oh mio Dio! E qual è la buona notizia? Oh, stasera ci sono i pancake per cena. Ah, bene, avevo proprio fame. Feffa, come possiamo fare? Dobbiamo chiedere ad Hagrid la verità. Ehi, ciao ragazzi! Montagna di peli, non ti hanno ancora arrestato? Arrestato? Bazzecole. Nel ministero ci sono tanti maghi per bene, non crederanno mica che sia stato io ad aprire la camera dei segreti ad Hogwarts. Oh, merda. Beh, ragazzi, c'è solo una cosa da dire in questi momenti. Sayonara, belli! Sta scappando, prendetelo! Non ti muovere! Sì, ma quindi, Nino, cosa dobbiamo fare? Tutto quello che dovete fare è seguire i ragni. Sta zitto! Oh, oh. Seguire i ragni? Ma do you drink the cervello? Ma che palle! Se siete amici di Hagrid, siete miei amici. Bella fra, dimmi un po', è stato Hagrid ad aprire la camera dei segreti? No. Quindi non sei tu il mostro? No. Sai dov'è? No. Ma dai, ma sei inutile, ce ne andiamo. Ah, ve ne andate? Non credo proprio. I miei figli e le mie figlie non toccano Hagrid su mio ordine, ma non posso negare loro carne fresca quando questa gironzola volentieri in mezzo a noi. Ma allora sei strono. Quindi Hagrid non ha aperto la camera dei segreti e il mostro deve essere un altro. Madonna, ma come ci sei arrivato? Genio, sposami. Quindi che facciamo? L'ultima volta è morta una ragazza. E se la ragazza fosse ancora qui? Mirtilla malcontenta. Bravo Ciccio, la risposta è nel bagno, o almeno nel copione c'è scritto così. E questa è la storia di come ti ho trovato. Ti sei pettinato con i mortaretti? Non vedevo l'ora di incontrarti. Io no. Ho continuato per anni il lavoro di Salazar Serpeverde, ma ora mi importa solo di una persona. Di te. Lo so, è il fascino della protagonista. Tu non sai chi sono io. Ah, quello con il nome da boomer, ah ah. Io sono Lord Voldemort, il più grande mago di tutti i tempi. Mi sono servito di Ginny per aprire la Camera dei Segreti e attaccare quei luridi maghi dal sangue sporco, seminando il panico a Hogwarts. Tutto tramite un ricordo in un diario. Chi è qui il boomer adesso, eh? Per caso il titolo di questa serie di film è Voldemort? No, non mi sembra. Shut up in cazzabello. Ci penserà il basilisco a farti fuori. Basilico? Basilisco! Ah... Non ho capito. Un serpente. E di serpente? Può ucciderti solo con il suo sguardo. Per quello basti tu. Sarà la tua fine, io tornerò veramente. Sì, fidati, sarà così sicuramente. E invece ho affrontato il basilico. Basilisco! È arrivata la Fenice di Silente che l'ha accecato. Da un cappello è spuntata la spada dei Grifondoro. Ho fatto fuori il serpente. Basilisco! E ho colpito il diario con un suo dente. Alla fine Tom Riddle è crepato, e Ginny, che ha fatto più danni che detto battute nel film, si è risvegliata. Una storia avvincente! Devi aver mostrato vera lealtà nella camera. So però che c'è qualcosa che ti tormenta. Ho ragione, Feffa. Mi hanno ucciso i genitori, mi avete affidato a delle SS come parenti, e un boomer cerca di uccidermi ogni santo anno. Veda un po' lei se ho tormenti. Una storia avvincente! Devi aver mostrato vera lealtà nella camera. So però che c'è qualcosa che ti... Senti, mago Merlino, se fatta una certa. Dimmi solo una cosa, perché vedo delle similitudini tra me e Tom Riddle. Devi sapere, Feffa, che la notte in cui sono schiattati i tuoi genitori, Voldemort ha trasferito parte dei suoi poteri in te. Quando ti ha lasciato quella cicatrice? Voldemort ha trasferito parte dei suoi poteri in me. Ma fantastico, così sono fortissima. Ricorda, non sono le nostre capacità che fanno di noi quello che siamo, sono le nostre scelte. Ma va a sautele ciuende, ah ah. In ogni caso, sono migliore di Voldemort, io almeno ho il naso. Già, e ora sei qui e sei sopravvissuta. E sei orfana. Dobby, ma quindi servi la famiglia Malfoy?
con te facciamo i conti dopo. Ehi, Sailor Moon, sei stato tu a mettere questo diario tra i libri di Ginny quel giorno a Diagon Alley? Ma cosa vai dicendo? Non sono stato io. Oh, guarda. Qui è per caso caduta una banconota da 500. Non me ne sono proprio accorto. Grazie. Ora siamo, come dire, d'accordo, io e te. Non è successo niente. Io non ho fatto niente. Non è così? Senti, Raperonzolo, o ti sposti o ti lavi i denti. Dobby, andiamo, stupido servo. Dobby si è rotto anche un po' il cazzo di fare il servo, signore. Date un calzino a quell'uomo. Dobby è libero. Bella Fra, andiamoci a sfondare di burro birra. Tutto è bene quel che finisce bene. Hagrid è tornato da Azkabar. Dalla prigione, Voldemort l'ha presa di nuovo in quel posto e alcuni degli alunni pietrificati sono stati venduti all'asta come statue. 340 punti a Grifondoro.